registra questo appuntamento. Giovedì 14 dicembre alle ore 20 in corso Umberto I ad Avellino inaugura Spacca Napoli, trattoria e pizzeria. Il congresso provinciale del Partito Democratico Irpino è fermo a Napoli. In settimana il commissario Davide Ermini conta di ricevere una risposta dalla Commissione regionale di garanzia chiamata a certificare l'anagrafe degli iscritti. Una volta acquisito il dato dei tesserati democratici, epurando quelli sospetti o anomali, non dovrebbero esserci più ostacoli a rinnovare, 2 anni dopo le dimissioni di De Blasio e l'interregno del direttorio, gli organismi del PD avellinese, ponendo così fine anche alle proteste di coloro che in queste ore gridano alla presa in giro, al congelamento di ogni attività del partito solo nell'attesa della scelta dei candidati alle politiche e alle amministrative. L'area De Luca si autoconvoca in via Tagliamento e invita i critici ad ogni latitudine occorrente a partecipare per ribadire il no ad imposizioni calate dall'alto. La richiesta ad Ermini sarà di celebrare un congresso subito e soprattutto di celebrare primarie, ritenute l'unico strumento utile per riconnettersi con i cittadini ed i militanti. Quanto peserà e cosa sposterà l'iniziativa lo si capirà solo nelle prossime ore. La mobilitazione potrebbe proseguire con una convocazione nei prossimi giorni di iniziative pubbliche sul tema della sanità. La necessità diffusa è di ricominciare a parlare di temi concreti con o senza congresso.